Avvicinatevi! Avvicinatevi ad ascoltare la storia che vi vogliamo raccontare. Parla di un uomo della Palestina che morì per il suo Dio. Una storia che si ricrea nella gravina del paese dove vivo io. Perché? So più di 40 anni che a Genosa assiste la manifestazione della Passione Cristo. L'attore che partecipa sono tutti paesani. Non pigliano una lira, ma solo battimani. Si vestono e si preparano, ognuno con una camisa, poi partono in processione con le strade del paese. Ste erode e la Michele appresso alle ballerine, ste giude con il diavolo tutto da vicino. Le 12 apostoli, San Giovanni Battista e re delle ladrone che murevano appresso a Cristo. Poi la Madonna in braccio porta un bambinetto, a questo San Giuseppe, a capezzo un ciucciarietto. Passano soldati con l'armatura sulla spalla, sono chi li cavano a pelle e chi li cucavano. Anche una tunica bianca e con la faccia triste arriva chian chiano quello che faccio Cristo. Certo cristiano, arrivato questo momento, faccio un segno della croce, ma fa che c'è Cristo veramente. A chiudere questa processione un popolo genosino che si ferma e si cammina finché arriva a baciare Arvino. Ringraziamo la Proloco Pietro D'Amelio, a nome di Genosa, che riguarda questo fatto è diventato famoso. Bene. Dio ce l'aveva promesso, manderò il Salvatore, sarà come avere me stesso, sarà carne del vostro Signore. E così fu. Dal grembo di Maria nacque Gesù. È nato un inno, è nato che sa notte, è in un re d'un ma stendo a Europa, è stato un manna addosso capitato, e chi ha salvato un mondo che manca mi ha ospitato. Poi alzo l'occhio cielo e prego Signore di darle tanta forza che questa sorta agnola. E chiange un inno, chiange che tutto conto. Una voce le risponde, le dice, figlia mia, è vero, non so fiero, ma sto mondo l'hai fatto. E è proprio questo fatto che ti hai fatto nascere, che mi ha salvato pecore, che non vogliono pace. Ma non lo saggio, ci n'hai essere capace. E chiange un inno, chiange e si dispiace. Appena nato già sento parlare di tanta cosa brutta che so da riparare. Di guerra, fame e tanta altra danna. Non ce la posso fare da solo, ci qualcuno non mi manda. E chiange un inno, chiange, brazza la mamma. Pure tre re maggio da lontano sono arruata, che vedeci il vero, che l'erano donata. Castu un inno peccinino, e un figlio del Signore, e speriamo che veramente, per salvarci, non ci muore. E chiange un inno, chiange, che tutto cuore. Poi vede da Ruana amore da cristiano, e sono tutti poveriette, ma portano tutto in un reale mano. So chi che ci credono che questo mondo sa salvare. E chiange un inno, chiange, perché non sa che ce l'ha fatta. E pensa a tutti chi, con buona volontà. È vero, sì, so chi, ma non lo posso abbandonare. Perché donna l'esempio, a ci niente vuole fare. E ride un inno, ride e gli è contento. Pure ci fra migliaia, ma con qua va di certo. Bambino fu temuto dai potenti, ma lui era il divino, amato dai credenti. Dei discepoli era il maestro, ma da uno di loro fu tradito. Così, mentre insegnava il Padre Nostro, dalle guardie del re venne rapito. Dimmi chi sei, sei tu il re dei Giudei? Gli chiese Pilato e se ne lavò le mani. Così fu condannato all'indomani ad una morte atroce, inchiodato ad una croce. Invano gridava la sua mamma, mentre con gli occhi suoi seguiva la condanna. Ah, il figlio mio, il figlio mio, dove? Il figlio
senza me la fa. Sta cosa non è giusta. Aiutatelo, non ce la faccio, ma non vedete che ste che? E pesante che era croce, da portarla in cuore a cuore. Non c'è stata a fare, c'è soldi che si spinge. Ma certo, un gruppo pietà. Mio Dio, c'è brutta fine. Oh padre, solo tu, sì, tu che l'hai creata, e salvami tu, tu figlio sventurato. È nato in donna Europa. Se vero sono una croce, il cuore mio mi sbocca, vorresti morire io. E tu, andò per tu, ma non lo vedi c'è quando fa. Mio Dio, e tu, l'ho battuto, no! Non mi rassegni io a sto fatto. Un figlio mio sta in me, senza mamma ti spera. Sono proprio senza cuore. E non è fermato. Fa, donna a me, il cuore, gli salvi. No, io mi ero appresso a te. Non si fa più niente, ormai non spero più. Sei morto veramente. Gesù, Gesù, Gesù! Ma una cosa a loro sfuggiva. È vero, il suo corpo moriva, ma l'anima restò viva. Qualcuno giurò di averlo visto ancora in carne ed ossa. Di averlo visto in carne ed ossa, se non è vero non lo so. E non so nemmeno come possa. Di certo so solo che non è morto invano, se anche uno solo a chi ha bisogno porge la sua mano. Cristo è risorto veramente. Alleluia! Alleluia!